Bene, bene. Buonasera a tutti. Benvenuti all'edizione di stasera di Restart, l'appuntamento settimanale curato da Utopian, osservatorio europeo per l'innovazione democratica. Io sono Roberto Reale, sono il presidente e uno dei 14 cofondatori dell'associazione. Stasera abbiamo l'onore di avere con noi Fulvio Ananasso, l'attuale presidente di Stato Generale dell'Innovazione, che in realtà non ci sarebbe neanche bisogno che la presentassi, ma è una delle realtà più imponenti, più importanti in Italia e non solo in Italia, all'interno del settore non profit, che si occupa di trasformazione digitale e di innovazione. Diciamo che la presidenza di Fulvio segue quella di Flavia Marzano, che era stata appunto una delle promotrici della, se vogliamo, della prima stagione di SG. Oggi Flavia è nostra vicepresidente di Utopian e Fulvio ha preso il suo posto da qualche anno. Fulvio è un Fulvio Ananasso, è anche lui un pezzo da 90 dell'innovazione in Italia. È stato manager in ambito telecomunicazioni, è stato direttore del centro studi dell'Agico. Ha un'esperienza credo quarantennale, si può dire, nonostante la sua giovane età. Purtroppo di più, purtroppo di più. Più di più che quarantennale, lasciamo perdere, lasciamo perdere. Ok, un'esperienza peraltro di calibro internazionale. Lui ci racconterà qualche cosina su di sé e poi ci parlerà invece di quello che Stato Generale dell'Innovazione fa per guidare l'innovazione in Italia, come il passaggio anche in quest'ultima fase che stiamo vivendo potrebbe essere affrontato da chi si occupa di non profit nel settore dell'innovazione e della trasformazione digitale, e anche come costruire un dialogo con tutti gli attori che si muovono in quest'ambito, tra i quali naturalmente non possiamo dimenticare le istituzioni europee, che sono peraltro il fulcro dell'azione sia di Utopia anche di SG. Bene, Fulvio, ti darei la parola, magari ti chiederei di raccontarci qualcosa in brevissimo su di te e di passare poi appunto a SG. Benissimo, visto che tu hai fatto questa cosa, io ho corretto in tempo reale una slide che non volevo presentare su di me, se no facevo il mio calame, l'ho rimessa dentro, quindi adesso vado a cercare di condividere, sperando che non faccia qualche casino. Ecco, allora questo è perfetto, vedete? Sì, perfetto. Perfetto, ok. Quindi parlerò un po' di per come mi ha gentilmente presentato Roberto, chi siamo, come, cosa abbiamo fatto fino adesso, cosa pensiamo di fare. Quindi è un excursus un po' così a braccio su quello che facciamo. E quindi questa è la slide che io non volevo mettere, ma che ho appena rimesso. Quindi io purtroppo ho oltre 40 anni di età, di età ce ne ho molti di meno ovviamente, ma e quindi io ho fatto, sono un ingegnere in telecomunicazioni, ho fatto per una decina d'anni, ho lavorato nell'industria, nei servizi proprio come tecnico progettista, diciamo. Poi ho fatto anche per qualche anno il professore associato, tra virgolette, ci tengo a dirlo, io di quelli che hanno vinto un concorso, io sono uno di quelli che ha vinto un concorso, mi sono dimesso dal privato per andare nel pubblico e per 4 anni ho fatto il professore associato della professione media di segnali a Tor Vergata. Poi, siccome venivo già dall'industria, onestamente non mi trovavo molto bene, mi sono licenziato dal posto fisso di professore e sono tornato nell'industria, dove ho fatto un po' di carriera, sono diventato manager e poi anche del direttore generale delegato di una società del gruppo Telecom che si chiamava Iridium Italia, e poi sono stato per 5 anni direttore Agicom, e niente, adesso sono prima e adesso sono praticamente, faccio l'advisor, faccio l'innovation manager, mi diverto un po' così, sono presidente di Stato Generale e consigliere del club dirigenti del concetto di informazione. Queste sono un po' di parole su di me e cerco di andare subito avanti perché
appunto per evitare di allargarmi troppo. Allora, quello che oggi volevo, come volevo organizzarla in questo modo qua, o per inciso ovviamente la cosa è totalmente interattiva, quindi chiunque avesse domande o anche se solo dirmi che sto andando troppo rapido o troppo poco rapido, me lo dica tranquillamente, io mi adeguo. Quindi volevo parlare un po' di chi siamo, come siamo nati. Mi fa piacere che ci sia Flavia qui, che è la fondatrice, di cui lei è quella che ha iniziato tutto questo percorso, quali erano le missioni, con chi stiamo alleandoci, quali sono le nostre competenze, poi cosa stiamo facendo adesso come gruppi di lavoro, i progetti che so che interessano abbastanza, perché sono anche un esempio di come un'associazione può anche autosostenersi con progetti della Commissione Europea e quant'altro, e cosa pensiamo di fare da qui a breve. Quindi cominciamo... Sì, avanti, guarda, volevo semplicemente ricordare a chi ci segue all'interno del webinar, naturalmente il webinar è interattivo, quindi se ci fossero domande o magari la voglia di interagire con il nostro ospite, fatelo tranquillamente. Nessun problema. Bene. Quindi, allora, andiamo sul primo punto. Nasce alla fine del 2011, quindi ormai siamo praticamente a 9 anni. Abbiamo una buona presenza sia di competenze tecniche, ma anche filosofiche, sociologiche e quant'altro. Quindi per noi l'innovazione è una cosa ampia, non è soltanto tecnologica. Ovviamente tutto parte da lì, però poi in realtà per noi vogliamo essere un po' un riferimento per tutti quelli che fanno innovazione in senso generale, con lo scopo di migliorare le istituzioni e lo sviluppo dei nostri paesi. Ci tengo a dire che, e questa è una cosa tra l'altro che mi fa piacere appunto che ci sia Flavio, perché lei è stata la promotrice di questa cosa, che praticamente il primo, credo di poter dire che il primo grossa operazione che è stata fatta nella tornata elettorale del 2013, quando con il famoso, abbastanza famoso per quello che poi si è scritto fino alla fine, manifesto che abbiamo fatto, una carta d'intenti, diciamo, noi abbiamo individuato 10+1 priorità di allora, che non sono molto diverse dalle oggi, da oggi tra l'altro, per quello che andava fatto per lo sviluppo della nostra società, e abbiamo richiesto chi dei candidati avrebbe sottoscritto questa carta d'intenti col discorso che non era un fatto soltanto teorico, ma era: ti impegni tu, candidato, una volta eletto, sei eletto, a portare avanti questi punti che abbiamo detto? Se sì, io chiaramente ti mettiamo in una lista e in qualche modo ti appoggiamo per quello che possiamo, e poi ti controlliamo. Tant'è vero che abbiamo fatto, mi sembra che abbiano, non vorrei sbagliare, ma mi sembra che abbiano firmato tipo 110 candidati, una settantina sono stati eletti, tra regionali, politiche nazionali e quant'altro. Abbiamo fatto la consulta permanente di innovazione, che era un team di persone capitanato da Flavia, Anello, c'erano una decina di persone, me compreso, che dovevano in qualche modo argomento per argomento di quei punti verificare che quello che stava accadendo a livello politico era quello che doveva essere fatto. Quindi era un po' un monitoraggio che ha portato poi, questo è un grande onore per noi, e Flavia è artefice di questo fatto, all'intergruppo parlamentare innovazione tecnologica, che oggi c'è ancora, mi sembra che sia un po' più silente, è sempre Antonio Palmieri che ogni tanto mi manda qualcosa, prima era un po' più organizzato. Comunque è nostro orgoglio dire che ci è stato riconosciuto anche pubblicamente che grazie a noi che è nato l'intergruppo parlamentare per innovazione tecnologica. Quindi questo è una delle prime cose che abbiamo cominciato a fare, quindi noi, e tutto sommato, cosa vuol dire per noi innovazione? Ecco, dove vogliamo arrivare? Vogliamo arrivare al fatto che cerchiamo di, appunto, al di là del fatto che siamo tutti con estrazione più o meno, cioè, di formazione avanzata a livello di laurea, quasi tutti, e molti anche nel campo della ricerca, eccetera. Però la ricerca vogliamo proprio separare da ricerca e innovazione, perché innovazione è qualcosa che aggiunge alla ricerca l'accettazione del mercato, e quindi deve essere un qualcosa che deve cambiare proprio le nostre vite. E quindi c'è la parte accettazione del mercato, è una cosa importante. C'è la parte, oggi giustamente si parla di sostenibilità, e quindi per noi tutto quello che è innovazione deve essere il passaggio dalla ricerca al mercato, in ottica sostenibilità, che è tutto, che è
di ambiente, sociale, di genere, economico, cioè, per noi è tutto quanto sostenibile e si fa tutto sommato mettendo, e poi è il concetto dell'open innovation, mettendo a fattor comune tutti i vari stakeholder in qualche modo interessati a questo tipo di attività. Quindi noi cerchiamo di fare un network che abbia vari punti di collaborazione per produrre innovazione. Quindi questo dato è riassunto, non credo che l'abbiamo fatto fin dall'inizio, ma di fatto noi ci siamo adeguati al triangolo della conoscenza del settore europeo dell'innovazione e tecnologia, che quando ancora si parlava di Horizon 2020 come se fosse chissà quando, invece purtroppo ci stiamo, e dico purtroppo anche perché siamo in mezzo al Covid, quindi non abbiamo vissuto bene, è proprio il discorso di mettere a fattor comune formazione, alta formazione, ricerca e tecnologia, innovation, che come abbiamo detto in qualche modo vede anche il mercato. Quindi queste tre cose sono i nostri pilastri fondatori. E infatti se possiamo mettere in una sfera di competenza quali sono i tre assi, sostanzialmente noi ci muoviamo e partiamo dalla formazione, senz'altro è da lì che praticamente siamo partiti. Open innovation, abbiamo detto, tutto quello che è passaggio dalla teoria all'applicazione, e specialmente ultimamente anche stiamo molto internazionalizzando. Questa esplosione, non ricordo come l'ho fatta, avevo voluto rifarla, ma non ci sono riuscito. Quindi noi abbiamo, tutto sommato, competenze in tutti questi tre settori, e devo dire specialmente negli ultimi anni, in cui ci siamo un po', come dirò dopo, più specializzati sulla parte progettuale europea, ci stiamo proprio, come dire, settorializzando in competenze specifiche, cioè quelli esperti in tecnologia, quelli esperti un po' più di mercato e quelli esperti nella parte più formativa. Ecco, queste sono, a mio avviso, sono le tre cose più fondanti della nostra associazione. E ovviamente stiamo diventando abbastanza apprezzati a livello internazionale. Oggi come oggi abbiamo una ventina di nostri soci che partecipano a progetti, di cui parlerò dopo, verso la seconda metà, e che sono quindi remunerati dalla Commissione Europea, in che crea sia un discorso anche di impatto, cioè quando fai delle cose che comunque vengono pagate, comunque in qualche modo vuol dire che il tuo contributo viene considerato importante. E poi la gente si rende accountable, cioè alla fine non è più il concetto tipico delle associazioni, armiamoci e partite, e io però c'ho da fare, tengo famiglia, ma tu c'hai una cosa, vieni pagato e quindi rispetti le cose. Quindi è stato un grosso passaggio, diciamo, di tipo proprio branding che abbiamo avuto da quando abbiamo cominciato a fare i progetti internazionali. Oggi come oggi, ho quasi finito la prima parte iniziale sull'informazione generale, praticamente noi stiamo cercando di fare molto alleanze, quindi oltre a partecipazioni a progetti di cui parlerò dopo, siamo dentro praticamente a molte delle alleanze e delle enti o associazioni che operano con noi in particolare, anche grazie a quando Flavia era assessora a Roma Semplice, partecipiamo a questa grossa associazione dell'Agenda Tevere. Abbiamo fatto già da anni un protocollo con AMFM e GIS Italia per la parte della geodifferenziazione. Noi abbiamo un'area molto importante, di cui parlerò subito dopo, sulla parte GIS, che tra l'altro è gestita dal nostro presidente Sergio Farrugia, e credo che sia anche in collegamento. Quindi abbiamo tutto un protocollo che tra l'altro proprio in questi giorni lo stiamo rinnovando e ampliando. Siamo abbastanza apprezzati anche a livello dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Siamo membri onorari, nel senso che noi siamo 4 o 5 entità che partecipano senza pagare una quota, anche perché sennò non potremmo farlo, però diciamo contribuiamo pesantemente ai lavori dell'ASBIS, dopo c'è una slide, Geosmart Campus, partecipiamo con tutto il gruppo delle superiorianze e diversità, che poi sarebbe il Gol 10 con Moroni Rori e Fabrizio Barca. Stiamo costituendo una con degli ex funzionari dell'ONU, di cui Andrea Ramagnini è un nostro socio, un forum di tutti i funzionari per fare delle operazioni di assistenza ai migranti, ai paesi in via di sviluppo a livello globale. Abbiamo appena finito un grossissimo successo, lo dico con molto orgoglio,
all'Internet Governance Forum che è finito sabato con oltre 35.000 partecipanti connessi. È stata una macchina da guerra della Camera di Commercio questa volta, che ha aperto anche un nuovo modo di operare che pensiamo il prossimo anno di usare. Siamo dentro Open Government Forum, siamo membri onorari più NIF e quant'altro. Quindi noi, insomma, cerchiamo di allargare la nostra sfera di influenza creando delle alleanze, delle opportunità per creare sinergia e nuove forme di collaborazione. Questi sono i goal dell'Artis. Noi siamo presenti, almeno che io sappia, perché poi ogni tanto arriva qualcuno e dice: ah, io ho partecipato a quello, neanche ce l'hanno accorti. A questi gol in rosso noi partecipiamo abbastanza, diciamo, quindi siamo abbastanza anche apprezzati di queste. Devo dire, in alcune di queste in particolare ci siamo citati continuamente. Questi sono i settori tecnologici che noi tutto sommato presidiamo, quindi telecomunicazioni, GIS, Internet of Things, blockchain, intelligenza artificiale e così via. Tutto sommato adesso, infatti, quello che volevo fare è proprio dire quali sono le attività che in questo momento, a partire da quelle tecnologie che ho detto ed altre cose analoghe, non solo tecnologie, facciamo. Ecco, tutto sommato queste cose qua, e qui faccio subito un disclaimer, nel senso che io non sapendo l'expertise e la preparazione di chi sta ascoltando, io farò un qualcosa che punto per punto darò un piccolo accenno tecnico e per arrivare poi alla parte più applicativa. Quindi chi ne sapesse molto di più mi scuserà, perché non posso entrare troppo in dettaglio, anche perché non sarei capace. Chi invece ne sa poco e volesse saperne di più, purtroppo avrà una piccola impaginata, magari poi ce lo dice o non lo dice, organizziamo uno Zoom apposito in una successiva occasione. Tra l'altro, come dirò mentre toccherò questi punti, sul punto blockchain, sul punto etica e sul punto 5G, come vedete nell'ultimissima slide, stiamo organizzando proprio dei webinar ad hoc, per cui su questi punti andrò abbastanza rapido, perché poi ne riparleremo più in dettaglio. Quindi adesso rapidamente blockchain, tra l'altro so che voi avete già fatto, l'ho saputo dopo che mi ero già preparato, avete già fatto uno o più webinar, quindi ovviamente sapete già tutto. Comunque, al solito, nell'ottica di quello che ho detto prima, e pensando che alcuni di voi, specialmente qualcuno che ho visto che sono i nostri soci, non ha partecipato a quel webinar, fatemi dire qualcosa, quindi ripeto, perdonatemi se dico cose che già sapete, ma in modo che inquadro un po' il discorso. Chiaramente ormai credo che tutti sanno cos'è la blockchain, quindi è la possibilità di avere tanti computer collegati in P2P interconnessi, in modo che ognuno controlla l'altro. E una delle cose importanti è proprio quello di dire una delle applicazioni tipiche di cui si parla spesso è questo degli smart contract, in cui uno può mettere in un programma già predisposto un accordo contrattuale, per cui, per esempio, si fa sempre l'esempio di quello quando uno viaggia sul treno e arriva oltre mezz'ora di ritardo, hai diritto al 20%, alla volta però devi fare la domanda e sperare che, in teoria, una cosa del genere, se la blockchain fosse adeguata, e al momento non tutte lo sono, anzi quasi nessuna, di rispondere in fretta, uno mette in uno smart contract le righe di codice che dice: se per caso il treno arriva oltre 30 minuti e 59 secondi, o quello 29, quello che è, accredita sul conto di questo che ho fatto il biglietto il 20%. È una cosa in teoria molto banale, e come diciamo là, Sandro Fontana, a cui ho preso questa slide, mi scuserà, stando molto attenti di non smart contrattare qualcosa che poi è irreversibile, per cui stando un po' attenti a cosa scrive nello smart contract. Quindi sostanzialmente credo che sto dicendo una cosa probabilmente la conoscete tutti, quindi questa è la base della, tutto sommato, di come funzionava la blockchain di Nakamoto, no? Bitcoin, l'origine vuole mandare un qualcosa, tipicamente è nato per i soldi, da un punto all'altro. Allora io, questa transazione viene inglobata in un blocco, dopodiché il blocco viene broadcastato a tutti quanti nella rete, e tutti quanti vengono in qualche modo, ripeto, sto banalizzando e sto correndo, e approvano il blocco, per cui alla fine questo viene aggiunto nella
nella catena e non può essere più toccato, può essere aggiunto qualcosa ma non tolto. Quindi questo è il vero vantaggio, che tutti possono guardare, perché una volta che è fatta questa transazione è praticamente impossibile, se non con trucchi molto molto duri, in cui magari la prossima volta magari ci ragguaglia il buon Sandro, ma insomma fare una catena di transazioni validate, e la cosa importante è senza un intermediario di fiducia. Questo è nato proprio in questo modo, infatti il tutto nasce da quando il famoso Nakamoto, che non si sa bene se è una persona o un nickname, nel 2007 ha inventato questo, il concetto della Bitcoin. Lui voleva sostanzialmente aggirare il sistema bancario per togliere il potere alla centralizzazione e fare in modo che fosse possibile scambiarsi file, asset e quant'altro, senza che ci sia qualcuno di cui uno si fida. Io non so chi c'è dall'altra parte, però la fiducia è fatta perché tutti quanti controllano tutto. E tutto sommato la cosa importante è il famoso trilemma, quindi che deve essere sicuro, deve essere decentralizzato e deve essere scalabile. E questo non è tanto facile farlo tutte e tre le cose contemporaneamente. Quindi abbiamo già detto, tutto sommato i punti importanti sono l'architettura è distribuita, è immutabile, è tracciabile, è trasparente, tutti possono vedere. Chiaramente sotto ci sono dei grossi concetti che verranno trattati, tra l'altro, quando faremo il seminario introduttivo sulla blockchain. Vi anticipo che sarà il 19 novembre, ma poi lo dirò sia dopo e poi vi manderemo l'invito. Tutto basato sulla crittografia, sulle hash, firme elettroniche, firme digitali e quant'altro. E quindi, tutto sommato, quali sono le features? Niente, che io posso condividere le informazioni, posso certificare i processi, tutto è trasparente, i processi vengono semplificati, i dati sono immutabili, posso fare i famosi smart contract e quindi posso anche in qualche modo ridurre il rischio delle truffe. Quali sono i settori applicativi principali? Abbiamo detto già smart contract, tracciamento interventi di manutenzione, sanità, notarizzazione. È lì che tra l'altro Sandro ha fatto un'applicazione con cui ha visto un premio. Si può fare n cose. Oggi queste cose qua che abbiamo detto sono già in fase abbastanza avanzata di realizzazione, anche se, come dirò subito dopo, con delle blockchain un po' particolari, che non sono esattamente quelle tipo Bitcoin, per capirci, ma sono un po' diverse, perché infatti qui si parla sempre di blockchain, però c'è stato un problemino, che finché c'è il discorso dei minatori, che praticamente i blocchi vengono messi attraverso una competizione tra i vari miners, perché loro, quando riescono a mettere il blocco in rete, chi riesce a appropriarsi di n transazioni, mettere in blocco e mettere in rete, becca un sacco di soldi. Quindi c'è una competizione. Come è fatta? È fatta risolvendo un indovinello molto molto complesso. Ripeto, sono banale per spiegarmi a chi non ne sapesse nulla quasi. È un algoritmo sempre più complicato e complicabile a piacere dalla Bitcoin, in modo che alla fine il migliore che vince riesce ogni 10 minuti a mettere un blocco in rete e si prende in cambio una parte in Bitcoin, che una volta non è niente, adesso sono un sacco di soldi. Per far questo c'è bisogno di rack e di computing power che bruciano questo mondo e quest'altro. E tant'è vero che non a caso quelle che vengono chiamate appunto permissionless, che sono delle blockchain pubbliche in cui ognuno scarica un programma, ci si mette e lavora come minatore, tutti lo possono fare, quindi è senza permessi. Però appunto abbiamo visto la competizione è tra minatori, è basata sulla complessità di algoritmi, enormi quantità di energia. Si parla dell'intera Irlanda, dell'intero Perù che viene bruciata in energia soltanto per fare questi blocchi di a proof of work. Sono dei data center, quindi in paesi che hanno altri bassi costi di energia, che si vedono di calore, infatti sono in Islanda, ne sono molti, perché e che fine fa la famosa sostenibilità, se vi ricordate il discorso dell'innovazione. Quindi là c'è qualche dubbio sul fatto che fatta così potrebbe andare molto avanti. I costi ancora non si conoscono neanche bene. Non sono real time, perché abbiamo detto che alla fine, per esempio in Bitcoin, un blocco che c'è circa 1.000-1.500 transazioni ha bisogno di 10 minuti, non solo, ma la certezza sia dopo 3-4 blocchi. E allora tutto il discorso che facevo prima,
quell'esempio della smart contract che ti fa avere i soldi per se il volo arriva in ritardo, quello che in realtà si può fare soltanto per cose lunghe, perché un viaggio che ci abbia meno di un'oretta non posso proprio neanche realizzarlo. Quindi in realtà fatta così ancora ci sono molti limiti di queste blockchain, tant'è vero che si è cominciato a pensare a passare dalle permissionless alle permissioned, che però sono sostanzialmente delle distributed ledger technologies, non sono dei veri blockchain come l'abbiamo immaginate noi, no? Come appunto libere pubbliche, sono le cose private in cui che, tra l'altro sono molto utili, perché per esempio la Commissione Europea sta ragionando su cose del genere per fare in modo che ci siano, ogni paese ha il suo nodo, allora non c'è, i blocchi non vengono messi per competizione, vengono messi per assegnazione con un certo algoritmo, non è una blockchain classica, però funziona ugualmente, quindi ci sono delle varie cose che si possono fare permissionless verso permissioned, finché non è arrivata quello di cui parleremo principalmente nel nostro webinar, questa Algorand, che ormai credo che tutti conoscano, e che è stata inventata dal nostro esimio compaesano, perché Silvio Micali, che è un siciliano che ha studiato a Roma al Giulio Cesare, tra l'altro io lo conoscevo, che oggi lavora all'MIT, e sapete che all'MIT non è così facile lavorarci se uno non è un genio, e ha vinto il Turing Award 2012, che è come il Nobel per la parte crittografica, e ha inventato il concetto di Algorand, che sarebbe la prima permissionless, quindi quella pubblica, tutti vanno lì, nessuno deve chiedere nessun favore a nessuno, quindi è quelle vere, però è proof of stake invece è proof of work, cioè non deve consumare energia, ma è basata su un algoritmo cosiddetto dei generali bizantini, che è tale che vengono assegnati i minatori volta per volta da una certa procedura, anche lì che assicura la tracciabilità, la trasparenza, bla bla bla, ma non richiede consumi di quasi nulla, tant'è vero che è possibile, quindi pare, non sono richiesti 10 minuti perché per risolvere l'algoritmo c'era la competizione, quindi possono essere scalabili, possono essere fatti molto rapidamente, è sicuro per questo algoritmo che è quello con cui è una declinazione di quello con cui ha vinto il premio, è decentralizzato per definire, e quindi loro la vendono e pare che sia vero, cioè noi la stiamo molto usando e molto, molto approfondendo come la prima che è aperta, pubblica, senza permessi, borderless e distribuita. Dopodiché infatti quello che vi dicevo sta scritto qua, ma adesso ripeto, non ho tempo di entrarci, anche perché più di quello che ho scritto non lo saprei comunque, ma ne parleremo a questo seminario che faremo, sostanzialmente basato sul fatto che il token, la criptovaluta algo cosiddetta, che però è stata fatta sostanzialmente non tanto per o non solo per poterla vendere come criptovaluta, che ancora che mi risulti non è il fine principale, ma è quella che serve a dire quanto stake hai tu singolo minatore, più algo compri, più hai peso, io metto insieme un migliaio di questo con un certo criterio, faccio un comitato che volta per volta decide chi mina il prossimo blocco, quindi c'è tutto un discorso più o meno complesso e basato su questo algoritmo che io personalmente conosco solo di nome, ma che quindi fa in modo che anche senza fiducia sia possibile fare blocco per blocco con molto sostenibile, cioè pochissimo consumo di potenza, basso costo, scalabile, tant'è vero che le prime esperimenti parlano di un blocco ogni 4 secondi invece come 10 minuti, guardate prima, con 1000 transazioni al secondo, che sono quelle che servono al business, perché quelle dell'altra volta, che ho fatto del prima, non, di fatto non servivano al business. Quindi questa è l'ultima slide della blockchain, noi siamo, come dicevo, molto attivi nel settore, abbiamo sia dei soci che sono Algorand Ambassador, cioè stanno cercando di, infatti insieme a questo che Sergio Casetta e altri stiamo cercando di mettere a punto un webinar sull'Algorand, abbiamo come ho detto prima, già ho menzionato il socio che è presente, Sandro Contana, che ha fatto l'anno scorso, ha vinto questo premio con un servizio proprio di notarizzazione della firma digitale usando la
una blockchain permissioned che si chiamava Pacton. Quindi noi siamo molto molto attivi su questo fatto e stiamo continuando a, da un lato, a monitorarla, dall'altro a pensare, come farò vedere nella seconda parte della presentazione, a come la blockchain la potrebbe essere usata in progetti applicativi come parte di un sistema più ampio. Se non ci sono domande particolari, chiaramente passerei al prossimo punto. Se avete qualche cosa che vi può interessare, se no passo al data management. Procedo? Sì, direi di andare avanti. Ok, va bene. Sto andando abbastanza bene perché ho fatto già un terzo delle slide, quindi se vado così. Bravo. Allora, data management, l'ho chiamata apposta management, ho messo intelligenza artificiale perché in realtà per noi è un po' un discorso un po' diverso, cioè non siamo iper esperti, parlo di noi personalmente, abbiamo una rete di persone molto esperti, ma noi più che altro sappiamo fare abbastanza il data management. Dico senz'altro una cosa che ovvio a tutti, ma fatemi dire ugualmente perché non è mai troppo tardi. Ormai il discorso, infatti, non a caso qui stanno le stazioni, qualcuno definisce il nuovo petrolio. È chiaro che i dati, qui addirittura il rischio è il contrario, sono talmente tanti che alla fine, quando tu sei sommerso dai dati, è quasi meglio, è quasi inutile averli, perché se tu non li raffini, non li estrai, non li distribuisci, non c'è per niente, anzi vieni sopraffatto. Questa perché tu sia l'altro, anche una cosa vecchia. Noi fino al 90 stavamo ancora ai terabyte, adesso nel 2016 abbiamo sfondato zettabyte, 10 alla 21, si diceva che entro il 22, ma mi risulta che siamo già adesso a questo gli 8 byte, siamo scambiati in rete, non so quanti zero restano, 24, insomma siamo a una quantità di dati mostruosa, quindi che chiaramente la stessa Internet of Things, qualunque sia i numeri degli oggetti connessi, che chi dice una cifra, chi dice un'altra, per cui è anche difficile, ma insomma stiamo parlando di 50 miliardi, qualcuno dice che sono un po' di più, un po' di meno, ma insomma oggetti connessi oggi che sono skyrocketing, cioè stanno aumentando tantissimo, sono il numero mostruoso proprio. E quindi chiaramente con l'Internet of Things si possono fare un sacco di roba. Questa viene da un lavoro che abbiamo fatto e che farò vedere dopo per le competenze Smart DevOps, per le Smart Cities. Stiamo facendo un lavoro per la Commissione Europea, abbiamo fatto un convegno in Grecia dove abbiamo presentato alcune cose, Sergio Carruggia, il nostro vicepresidente, si occupa anche di queste cose qua, e quindi diciamo, cioè, ovviamente, anche qui probabilmente dico cose abbastanza ovvie. Come fa? Ah, nasconde, ha ragione. Grazie Sandro che mi ha detto di nascondere la cosa, perfetto. Io anche non la vedevo, mi dava fastidio questa finestrella, ma non sapevo come fare a toglierla. In genere noi usiamo Zoom, non usiamo questa, è la prima volta che lo uso, anzi, meno male che mi sta andando bene, perché temevo che non di ballarmi. Quindi ovviamente poi un mare di possibili applicazioni, tra cui questa qui, questa è tanto per drammatizzare, quando si parla del famoso internet of everything, cioè non è più soltanto gli oggetti, ma sono anche i processi, le persone, i dati, e questa cosa è tipica, no, del frigorifero che rimprovera come se fosse una moglie un po' arcigna il marito che non ha comprato quello perché lui ha finito le uova. Allora, in quest'ambito si parla sempre di intelligenza artificiale. Ho premesso prima che noi siamo in un ambito molto molto ancora di, in questo campo siamo un attimo ancora di capire come possiamo applicare delle sottocose, perché è un ambito estremamente vasto, ovviamente, lo sapete meglio di me, e tra l'altro sono anche argomenti abbastanza vecchi, perché tutto sommato questo è dagli anni 40-60, no? La famosa cibernetica, si parla di intelligenza artificiale, le famose tre leggi della robotica, eccetera. Adesso, diciamo, negli ultimi anni si parla dagli anni 80 del machine learning e da questo secolo del deep learning, tutta una roba che tutto sommato viene da quando sono esplosi questi big data. E quindi la cosa importante, per chi non lo sapesse, ripeto, magari lo sapete tutti, quindi mi scuso se sono ovvio, ma tutto sommato l'intelligenza artificiale adesso si sta riscoprendo, appunto perché prima c'era il concetto ma non c'erano le tecnologie, abbiamo cominciato con l'addestramento delle macchine e ultimamente, negli ultimi 10-15 anni, abbiamo sostanzialmente le reti neurali, e quindi questo abbiamo invece degli esperti nella nostra organizzazione
che sono espertissimi in reti neurali, quindi in questa cosa specifica. E altra cosa che può essere interessante per chi non lo sapesse, ripeto, se tutti lo sapete, perdonatemi, ma la cosa interessante è che quando nella programmazione ovvia, tipica di prima, uno aveva il computer, c'aveva i dati, metteva il programma e uscivano i risultati. E con machine learning si invertono i ruoli, nel senso che il computer serve a fare una grossa potenza computazionale, ma in realtà uno mette almeno in quello che si chiama supervisionato, machine learning supervised, uno mette i dati che è d'ingresso, quelli che si aspetta in uscita, o si aspetterebbe in base magari alla storia, alle serie storiche, e il computer calcola in base a queste due cose, con i famosi bias che uno gli dà, perché chiaramente i dati che gli dà di input sono quelli poi che fanno in modo che, per esempio, guarda caso, esce fuori un algoritmo che quando deve riconoscere una persona che magari è a rischio delinquenza, guarda caso è sempre nero, brutto e cattivo, perché se uno ci mette in input dei dati che dicono tipicamente chi delinque abita a Chicago, cioè fino a quest'anno non ha fatto le scuole, eccetera, e guarda caso esce qui. Quindi questo è il grosso problema del cognitive bias, no? Che c'è in questo tipo di cose. Però ecco, la cosa interessante è che adesso in realtà il computer serve a macinare i dati e a dire qual è l'algoritmo che per cui la macchina è addestrata a fare al posto dell'uomo quello che farebbe l'uomo, e quindi il programma può prevedere l'output. Ho già parlato, anche qui, ripeto, chi lo sa mi perdonerà, ci sono sostanzialmente due modi di machine learning. Uno è quello, e poi in realtà c'è un altro che è misto, insomma, i vostri sono quello supervisionato, in cui sostanzialmente sono già so che in certe condizioni accade queste cose. Per esempio, nella sanità si usa molto questo. Io ho delle cartelle cliniche delle persone che dicono che in base all'età, in base al peso, in base alla glicemia, eccetera, tipicamente uno che ha questi valori ha una certa probabilità di restarci secco, di prendere un infarto. Io questi dati ce l'ho. Allora, io avendo questi dati, li metto in pasto alla famosa macchina e quella piano piano apprende. Quindi quando io poi vado a far visitare da un medico robot, quello mi dice quante c'hai di mia, quanto, e lui già mi dice: guarda, tu c'hai la probabilità molto alta, vattene a letto perché potevi prendere qualcosa. Quindi sta imparando da delle cose che già conosco. Invece la parte tipica, questa è la robotica, quella poi in cui devi imparare l'apprendimento umano, io non so nulla. Quello da lì è piano piano, con degli algoritmi di clustering, con modelli casuali che si auto-organizzano, e anche qui io qui arrivo e qui mi fermo perché non ne so di più. Si creano degli algoritmi auto che si auto stabilizzano, per cui poi si spera che poi si porti a un risultato utile e non negativo, come poi parlerò di quando si parla del cognitive computing. Ecco, questo per esempio è il tipico machine learning, il processo di machine learning, che è quello che ho appena detto. Uno ha dei dati, vanno puliti, e questo è importante. C'è un sacco di zozzeria detta al romanaccio, perché uno deve vedere quali si deve normalizzare. Dopodiché prende un pezzo di questi dati, li usa come test, un pezzo per addestrare il modello. Dopodiché fa il modello, si comparano con quelli di test, e si rigira il test finché non si vede che quello che esce è uguale a quello dei dati di test, e quello alla fine l'algoritmo. E l'algoritmo si dispiega per poterlo impiegare. Adesso a che punto siamo? Adesso? Tanto per essere chiari su quali sono le. In realtà ci sono al momento, più che non intelligenza artificiale, sono IA, ma sono diverse. Una è quella assistita, e qui ci siamo già. Qui ci siamo già nelle diagnosi. In America lo fanno capitalmente, vedere una cosa del genere in cui. Sulla base di alcuni dati viene calcolata la quantità giusta di molecole di quel particolare antibiotico, eccetera, quale medicina, magari meglio del medico, perché il medico magari non si ricorda: ah, ti ho dato quello, ma tu c'hai la glicemia alta, ti facciamo quello. Invece la macchina lo fa molto meglio. Quindi questa roba qua, quella assistita di sia support system, ormai ci sono varie applicazioni. Quella aumentata è già, per esempio, il riconoscimento facciale è tristemente noto, per esempio in Cina, altre cose. Ci sono delle cose, ma ancora, per fortuna, ci sono un po' ancora di problemi, anche dovuti a quel bias di cui parlavo prima, e di normazione, per cui ancora queste cose sono un po', un po',
limitate. Questa qui è la tipica, la macchina senza conducente, che non è che manchi tanto la parte dell'intelligenza, che pure ancora c'ha delle cose, per cui per esempio quando si dice in America viaggiano già dei cose di camion, sì, chi di voi conosce l'America, si viaggiano in the middle of nowhere sulla Route 66 tutto dritto, quando c'hanno delle cose non è così facile, perché poi c'è il famoso problema etico, no? Se vedi la bambina che metti sotto quello o quell'altro, allora in realtà qui siamo ancora indietro, non tanto per un fatto tecnologico quanto per un fatto normativo. Ecco, se c'è un incidente, chi paga? Chi ha la responsabilità? Il costruttore del software, della macchina, chi ce l'ha? E quindi questo fatto fa in modo che, questa è una vignetta che fa ridere, ma non neanche tanto, perché in realtà questo dice: sei preoccupato? Beh, no, dice: io sono preoccupato perché si riduca l'intelligenza reale, perché in realtà c'è il rischio che si atrofizzino le funzionalità mentali. Pensate a chi di voi è talmente abituato al navigatore che ormai non si muove più se prima non mette il navigatore, anche per cose che sapeva. Piano piano si diventa pure le vie. Allora c'è qualcosa che poi riguarda l'etica, mi parlerò subito dopo, che dice di stare un po' in campana, perché sono argomenti che senz'altro, senza essere assolutamente tecnofobi, il contrario, la nostra qualità della vita sta migliorando, però occhio che ci sono delle cose da tenere in evidenza. Infatti passerei direttamente a questa cosa che poi è collegata, poi eventualmente alla fine mi fate domande su tutto, e che è quello che il grande Stefano Rodotà, mai abbastanza rimpianto, che aveva previsto per esempio nel 97 in Tecnopolitica quello che sta accadendo adesso con le interferenze dei vari paesi sulle elezioni di un paese, insomma, roba. E lui aveva già detto: la tecnologia ormai permette qualunque cosa, ma non tutto è politicamente ammissibile, e soprattutto, per me questa è quello importante, giuridicamente accettabile. Potremmo quasi chiudere su questa slide, no, Giulio? È talmente attuale se pensiamo a certe questioni, esatto, no? come esatto, il tracciamento di immuni. Esatto, esatto. Su questo argomento, tra l'altro, mi hai fatto ricordare, lo dico per i colleghi, io ho 7-8 slide, ma faremo, quando non me lo ricordo, mi sembra il 30 novembre, lo vediamo alla fine, un webinar ad hoc solo sull'etica dell'innovazione. Quindi, andrò a volo d'uccello, quindi se c'è qualche curiosità, per carità, sono qui. Se no, se avete delle cose più generali, ne parliamo, chi di voi può, è interessato al webinar, dove queste cose parleremo solo di queste cose. E come hai detto tu, sono estremamente attuali, e si parla proprio di come qualcuno ha vinto le elezioni, anche se le aveva perse, di come hanno fatto in modo con le bolle di concentrare, a dire a ognuno quello che lui voleva sentirsi dire e quant'altro. Ma questo è quello di cui dicevo prima, questa è la tipica cosa, la vedete senz'altro vista, la macchina senza conduce, questi sono tutti i sistemi dell'ultima cosa, no? Di quella, la vera intelligenza artificiale, proprio il computing, no? Quella che apprende da sola, sta qui davanti e magari a sinistra c'è sta un'altra cosa e dentro c'ha degli obiettivi, delle persone. Chi decide se questo deve, se frena magari non fa in tempo, ammazza la bambina, oppure gira a sinistra e ammazza il vecchietto, oppure magari non frena perché sennò quelli dentro si fanno male. Allora non è che oggi non sarebbe uguale chiaramente che c'è un uomo o una persona, un uomo o una donna, però voglio dire, è chiaro che c'è un discorso di responsabilità, cioè che so io che guido e io rispondo nel bene e nel male, sono delle leggi, lì chi risponde, questo è una delle cose che frena abbastanza lo sviluppo di questo tipo di cose. Prima parlavamo, ecco, ripeto, sempre volo d'uccello, ripeto, ne parleremo a lungo. Questa è la cosa tipica di social, no? Le bolle, echo chambers, no? Cioè fare in modo che ognuno viene attraverso la profilatura d'utente, perché uno sa, in base a quello che dice, viene profilato. So che a te ti piace la Gazzetta dello Sport, sei di quel partito politico, cioè di quelle influenze religiose e quant'altro. Io faccio in modo intanto che facilito la bolla, cioè che tu ti riunisci con gente che la pensa come te, quindi non c'è più un discorso di confronto delle opinioni, che è confronto democratico poi, e peggio ancora faccio arrivare dentro delle informazioni che tu non puoi che giudicare giuste, perché ti tornano,
per il tuo credo, magari sono completamente false, sono opposte a quelle dell'altra bolla. Questo è un fenomeno gravissimo che sta accadendo e che pare che sia quello che pare, lo dico per essere politicamente corretto, che è quello che poi è stato usato nelle varie cose di cui per adesso non parliamo, magari ne parliamo il 30 novembre, con nomi e cognomi, ma credo che li sapete meglio di me di chi sto parlando. L'altra cosa importante sono i nuovi lavori, che chiaramente internet apre tutto un discorso di nuovi lavori, lavoretti, la gig economy, eccetera, quindi c'ha delle opportunità che prima non c'erano, quindi anche lì, per favore, niente tecnofobia, perché c'è il pericolo, dice allora si stava meglio quando stava peggio, no, sta meglio oggi, però occhio che certe cose vanno controllate, in particolare, per esempio, anche là, nonostante che per anni è stato detto il contrario, io stesso devo dire ho detto il contrario, adesso pare che sia dimostrato che almeno all'inizio tu usi le ICT e riduci i tuoi posti di lavoro, all'inizio o così dovrebbe essere, poi chiaramente si aprono un sacco di altre opportunità in cui con nuova formazione specifica riesci a fare delle cose che prima non facevi, a pensare a tutti quelli, ecco, a Uber, a queste nuove, a Booking, a tutte queste cose che fanno brokeraggio di tante cose che loro ti dicono qual è il miglior prezzo per quella cosa, prima non potevi farlo prima, e crei nuove opportunità e nuovi lavori. Ecco, il punto è cercare di evitare che quello che purtroppo accade, ripeto, di queste cose parleremo in grande dettaglio, quindi anzi, se vi preparate anche domande, anche cattive, saranno welcome, perché a me piace, questo è il tema che a me sta più a cuore in questo momento. Opportunità, ma anche stare attenti a non restarci scontati. E chiaramente quando arrivi al fatto che oggi poche piattaforme in genere gestiscono tutto, è la cosa, avete visto proprio di oggi proprio, no? Che proprio poco fa ho visto nel giornale il fatto che Uber è stata denunciata apparentemente per fare del caporalato, cioè fare della sotto appalti sempre a prezzo più basso, quindi cioè uno deve stare anche un po' attento a queste cose qua. E infatti questa è anche lì vignetta per sdrammatizzare. Una volta gli pensava che bello, arriva il robot e mi porta da bere, io faccio niente, adesso dice no, adesso è finito, chi è il prossimo, tu sei fuori anche, no, il colletto bianco e non solo quella la tuta blu. E quindi ci sono nuove forme di lavoro, ecco, che producono lavoro dall'altro, e però molte passano per queste grandi infrastrutture tecnologiche. E poi la cosa importante, altra cosa da tenere in evidenza, ancora una volta, non da drammatizzare, ma di conoscerla, è che ci sono sia il lavoro esplicito, che dice, vabbè, tu fai la gig economy, sono il mechanical turk, no? Quelli che fanno i lavoretti più o meno pagati o bene o male, like, poi vi faccio vedere due foto, se le ho messe su quelle, come vengono fatti i like. Fulvio, mi sa che io non ti sento, non so gli altri. No, neanche io. Non sentiamo più Fulvio. Neanche io sento. Neanche io sento. Nemmeno io sento. Scriviamo, Fulvio. Non si sente. Gli ho mandato un messaggio adesso. Okay. Vediamo se risponde. Che cosa, sei scollegato? Ha risposto a lei? Io provo. No, sto chiamandolo al telefono perché. Ah sì, immagino. Ti sei bloccato, Fulvio? Ti sei bloccato da un mezzo minuto, un minuto? Non ti sentiamo più nessuno. Pronto? Allora, credo che mi abbia sentito, perché ma forse non se n'era accorto. Okay. Aspettiamo un momento per vedere se si riconnette a questo punto.
erano molto interessanti le slide che sta facendo vedere, concetti noti ma ben riassunti. Questo non è uno qualunque, il Presidente degli Stati Generali dell'Innovazione. Devo dire che siamo molto disciplinati, però. Infatti. Infatti. Io mi sono permesso di mandargli un SMS, perché se ha problemi di internet, almeno l'SMS lo legge. Sì, l'SMS sì, ho provato a chiamarlo al telefono, ma lui ha una zona dove comunque non si parla con facilità, ma dovrebbe aver capito che è fuori, lo chiamo due volte. Vediamo. L'SMS gli è arrivato sicuro. È la rivolta delle macchine, no? Lui stava dicendo che le macchine devono essere automatizzata, sì. C'è poco da ridere, però. Potenza della trasformazione digitale. È l'unica cosa per dargli un segnale forte e scollegarci tutti quanti assieme. Ma no. A chi lo diamo questo segnale? A chi lo stiamo dando? Perché dici, ammazza, tutti quanti andati via, capisci? Poi ci ma lui non si è, non è connesso, proprio si vede che non riesce a vedere. Perché altrimenti, però non capisco. Provo è strano, un attimo. Ti avrebbe risposto, però. Infatti è strana questa cosa. Mi ha risposto al telefono, ma non ho capito. Ci riprovo un attimo. Comunque devo dire che sul tema della blockchain è stato molto molto chiaro. Peraltro io so che SG lui l'aveva accennato appunto al fatto che il Stato Generale dell'Innovazione si sta orientando molto verso verso Algorand, la blockchain di Michele, e questa è una scelta che poi ne parleremo con Fulvio anche altri soggetti che si vuole il programma dell'innovazione italiana stanno un po' perseguendo, no? Per esempio la Fondazione Ugo Bordoni in un webinar di qualche mese fa aveva appunto a sua volta appunto presentato la sua scelta che andava nella stessa direzione. Devo dire che poi ovviamente avere un italiano all'MIT, Fulvio abbiamo deciso di cambiare argomento infatti è scappato di nuovo, evidentemente provo problemi di collegamento, però potrebbe collegarsi, sì effettivamente in realtà il cellulare si potrebbe collegare, sì, però poi non può proiettare le slide, io non le ho, ovviamente potrebbe mandarmele, provo a sentirlo. Mi vedete voi? Ok, a posto. Sì. Vai. Ora sì. In tutto il tuo splendore. Quindi adesso devo rifare la condivisione? Esatto, sì, devi rilanciare la condivisione. Presenta ora il tuo schermo intero. Ok, condivido. Mi vedete? Sì. Ok. Dove eravamo arrivati? Qui c'era arrivato al lavoro implicito, esplicito o no?
Mi sa di no, un passo avanti. Ecco, l'ultima intera, questa l'avete vista? Sì, questa sì. Allora, quindi dicevo, scusate, ma purtroppo ci si mette pure Maffi a fare cose. Allora, dicevo che in realtà il grosso, ci sono tante attività quotidiane di tanti utenti che possono fare il lavoro passando attraverso le grandi infrastrutture, le grandi piattaforme. E dicevo che appunto la cosa interessante è che c'è del lavoro esplicito che viene fatto quando in maniera più o meno, come dire, umana, accettabile o meno, di fare i lavoretti, i famosi discorsi della mechanical torque, no? Questi di fatti fai i lavoretti della gig economy, eccetera, mettere i like, come farò vedere subito dopo, per quelle foto che forse adesso avete visto, ma c'è anche del lavoro implicito in cui uno non viene pagato per cose che lavori che fa gratis. Il tipico è il famoso reCAPTCHA che c'è spesso quando uno deve mettere quanti semafori vedete qua per vedere che non sono un robot, è vero che serve a quello, ma in realtà a destra delle macchine che sono abituate a vedere che quella cosa corrisponde alla striscia. Quello è proprio per fare l'ultima parte dell'intelligenza artificiale non supervisionata, cioè quello lì corrisponde a delle strisce, piano piano la macchina impara. Quindi in realtà ci sono dei lavori impliciti che non vengono pagati e che andrebbero in qualche modo, non dico regolamentati, che è un termine molto brutto, però considerati. Ecco, la cosa interessante, che forse è qui che a un certo punto mi è arrivato Sandro e mi dice guarda che non ti sentiamo più, è in realtà il lavoro digitale, specialmente quello sottopagato, viene fatto, guarda caso, questo è in India, e la cosa ancora più impressionante è questa, dove stanno i famosi, la generazione dei like, che poi viene pagata, come sapete, per fare salire un certo sito rispetto a un altro nel ranking, che c'è uno che ha un banco di like e non fa altro che cliccare continuamente finché non mette like. Quindi voglio dire, ci sono degli aspetti, ancora una volta, da ragionarci sopra, perché uno vede la parte più positiva e spesso non vede le cose che vanno quantomeno considerate. Ecco, ripeto, non voglio prendere posizione pro e contro, ma certe cose, insomma, saltano un po' agli occhi. E questo un po' è il sommario di quello che poi presenteremo la prossima volta. Cioè, come abbiamo già detto, non siamo tecnofobici assolutamente, stiamo migliorando, però dobbiamo pensare a delle cose. Per esempio, io già sono anni, in una presentazione che feci, credo, 3 anni fa all'IGF a Bologna, in cui dissi proprio, ma l'obsolescenza programmata, per me mi obbliga a cambiare il cellulare perché il software viene messo, ma è normale, infatti adesso qualcuno lo ha imposto. Cioè, certe cose vanno anche, il discorso dei famosi, no, Foodora, Uber, eccetera. Ora qui chi di voi avesse studiato e conoscesse le cose di specialmente i più anziani, no? I vari Marx e quant'altro, che diceva che tutto sommato l'imprenditoria è il possesso dei mezzi di produzione e il rischio d'impresa. Ma oggi come oggi stanno tutte e due questi affari sulle spalle dei lavoratori. Ma allora sono dipendenti o sono imprenditori? E questo pure a punto di vista dell'etico, ancora una volta, non do giudizi, ma va considerato. Vorrei un attimo fermarti perché questo è un tema assolutamente centrale, cioè la riflessione sul futuro del lavoro. Tu hai proprio toccato il cuore di questo tema, e vorrei anticiparti che al di là poi della webinar che faremo insieme il 30 novembre sull'etica, potremo poi insomma, dovrai poi lasciarti libero un altro slot sul calendario, perché vorrei parlare con te proprio di questo tema specifico, quindi come si evolve il lavoro. Molto sì, come cambia poi anche il rapporto tra l'impresa e il lavoratore, no? Molto anche molto bene. E quindi l'altra cosa importantissima, questa per fortuna già comincia a essere sentita, è il famoso human in the loop, cioè occhio che tu puoi, ma come fare? Puoi fare una macchina, ma alla fine l'ultima parola per favore ce l'abbia un umano. Però anche là non ci illudiamo, perché proprio io sabato è stata una bellissima post Internet Governance Forum, che era qui di Internet, abbiamo fatto una sessione intera con degli esperti, anche molto molto noti, te ne ho parlato anche a te Roberto, c'era Don Peron, c'era Paolo Benanti, eccetera, e parlavano proprio del fatto, sì vabbè è vero human in the loop, se però tu alla fine l'algoritmo gli hai già messo per bias, che lui ha cominciato a lavorare in un certo
in un certo modo, difficilmente arriva gli human interrupt e dice no, fermi tutti, si fa in un altro modo. Quindi questo è un altro argomento molto molto importante, ed è una cosa a proposito del lavoro che senz'altro, questa è una cosa che è in atto, so che a livello sindacale si stanno occupando, è i negoziati fatti non più con la piattaforma il singolo, ma piattaforma, cioè fare una piattaforma sindacale, passatemi il termine, che metta insieme i lavoratori che stanno nella gig economy o quello o nelle varie piattaforme, che poi loro negoziano con la piattaforma più alta, perché chiaramente la piattaforma grossa, il singolo, è totalmente sbilanciata. Quindi questi sono argomenti molto molto importanti, perché veramente qui c'è il futuro del nostro e dei nostri figli. Quindi su questo argomento sono pronto a discutere e a imparare, perché poi non ho delle idee concrete, però mi rendo conto che insomma che i problemi dei dati cominciano a essere problemi da affrontare bene. Tant'è vero che sapete, se lo sapete, lo dico io, che non sapete senz'altro, l'ha anche messo nelle varie encicliche, Papa Francesco ha fatto il discorso dell'algoretica, proprio quello che abbiamo detto, cioè lui gli hanno detto, anche perché lui c'ha padre Spadaro di civiltà cattolica, c'ha delle persone che ne sanno parecchio di questo argomento, e gli hanno detto guarda che gli algoritmi vengono, si autoformano, ma vengono fatti in base al bias in Italia. Allora dite, cari ingegneri, cari informatici che fate queste cose qua, ricordatevi dell'ethics by design, cioè mettetevi prima l'etica e poi fate le altre cose. E la cosa, tant'è che l'ultimo lavoro dell'High Level Group sull'intelligenza artificiale, dove c'è Luciano Floridi, il nostro Cagallo, Francesca Rossa, insomma, hanno raccomandato il famoso discorso dell'explainable artificial intelligence, cioè passare da un algoritmo inspiegabile, che è il famoso black box, alla white box, cioè deve essere possibile in qualche modo capire perché l'algoritmo, come caso tipico è quello che è accaduto, tutti sono arrabbiati quando l'anno scorso, no, ricordate il governo Renzi che fece il patto degli insegnanti che venivano assegnati a nord a sud, e c'è stato un macello per cui molti sono stati mandati in maniera strana, e nessuno si riusciva a capire perché l'algoritmo avesse fatto una cosa oggettivamente che non sembrava, ma non era stato più possibile tornare indietro. Allora il punto è che, altra cosa che è difficilmente spiegabile in breve, e io stesso non ne so tanto di più, ma mi dicono che purtroppo più l'algoritmo è spiegabile e meno è efficiente, quindi in realtà sono conflitti requirement. Però ecco, è importante che si parli di ci deve essere una normazione del fatto che uno dice benissimo, mi fido dell'algoritmo, l'algoritmo dice quello, mi fai capire perché ha preso una certa decisione, in modo che alla fine human in the loop poi decide. Diciamo Giulio, che questo è un po' l'obiettivo, no? Appunto quello della esplicabilità dell'algoritmo, naturalmente poi va capita la fattibilità tecnica. Sappiamo che in generale questo problema probabilmente non è risolubile. Probabilmente è così. Ma sai che c'è? Io tieni conto che io ne capisco, poi tu senz'altro in questo campo ne capisci più di me, Flavia più di me e quant'altro, io non sono informatico, però ne sono anche un crittografo come può essere Sandro, però quindi io stesso non saprei come fare proprio, però mi rendo conto, questo credo di essermi reso conto, che se uno individua quali sono i punti importanti, in qualche modo poi può orientare le scelte, poi magari non ci riesce. Ma se tu neanche ci pensi, certo. E poi se veramente ti arriva veramente il robot che non obbedisce alle famose tre leggi della robotica e ti uccide, per cui insomma bisogna stare un po'. Quindi queste cose a me servono più come indicazione di policy, poi fai quello che uno riesce. Sono d'accordo, anche perché poi è anche se vogliamo un rapporto con chi l'algoritmo lo produce, quindi tra l'utente o tra magari non so il pubblico e il l'algoritmo. Rapidamente, ho già sono a due terzi della cosa, quindi insomma no, purtroppo insomma finirò un po' prima un po' dopo di quanto prevedevo, ma prima della fine, ma anche questi 5 minuti qua. Comunque adesso andiamo molto rapido, perché le grosse cose per me ve le ho dette adesso, quelle erano un po' più. Allora, rapidamente, questo è il regno del nostro vicepresidente Sergio Parrugia, tutta la parte geospaziale, quindi abbiamo tutto un discorso collegato alla georeferenziazione, alle smart cities, perché è tutto al gemello digitale, è tutto georeferenziato. In particolare noi abbiamo i sistemi informativi geografici, e in particolare stiamo collaborando per la
popolazione del famoso SINFI, per chi non lo conosce, che è il registro delle infrastrutture di nuova generazione, che per esempio, questa è una cosa, ci tengo a dirlo, che Flavia lo ricorderà, questa è una cosa che io, quando ero direttore generale studio alla GCOM nel lontano 2007, ho messo come requisito in una cosa, in uno studio che facemmo, che serviva un inventory mapping delle infrastrutture, dei tubi proprio, perché uno non poteva fare una rete che costava 25 miliardi di facendo un placato, doveva passare per i cavidotti esistenti, ma nessuno sapeva, e ancora oggi, perché sono un po' i comuni, un po' le province, un po' gli operatori, nessuno lo sa. Allora io inventammo questo termine che allora chiamiamo RING, Registro Infrastruttura di Nuova Generazione. Ripeto, nelle nostre consulte varie, nelle cose che Flavia lo ricorderà, io proprio spesso, e c'è dall'altra parte Paolo Coppola che diceva appunto sì, lo stiamo facendo, è passato nel famoso 2016 questo SINFI, in teoria dovrebbe essere fatto entro 180 giorni e in realtà stiamo ancora a popolare alcune cose, comunque pian piano andando avanti. Queste sono cose che noi stiamo collaborando a fare. Un'altra, questa è una figura storica di quello che uno potrebbe fare, vedere la mappa e ci mette sopra dove sta il pozzetto, le cose, in modo che praticamente ognuno sa dov'è l'accesso a quel pozzetto, dove passano le reti, e può decidere, per esempio, anche un singolo di fare una rete a banda larga senza doversi accollare un sacco di costi, ma passando per i cavidotti già esistenti. Un'altra cosa collegata, ripeto, sono molto, molto rapida, è una cosa che a me sta molto a cuore, so che anche a qualcuno che sta ascoltando sta molto a cuore, è la parte del monitoraggio infrastrutturale, che è un tema di estrema rilevanza, perché lo dico, perché penso che lo sappiamo tutti, però non fa male dirlo. Tutte le nostre strutture in cemento armato che hanno 40, 50, 60 anni sono a rischio di crollo per la famosa carbonatazione del calcestruzzo. Per cui che succede? Che oggi come oggi, e allora che fai? Non viaggi più? No, però oggi, ancora oggi, che io sappia, il grosso della manutenzione viene fatta in maniera programmata. Cioè oggi andiamo a vedere lì sotto se ci stanno le cose. Ah, bisogna mettere... Invece ci sono delle tecniche di manutenzione predittiva basate sui gemelli digitali. Noi abbiamo già scritto un po' di roba su questo argomento. Abbiamo anche presentato un progetto a Quaduanelli, che per adesso non so che fine ha fatto, ma adesso torneremo alla carica. Perché in realtà con una architettura, che è quella che farò vedere subito dopo, di sensoristica opportuna, di data management, di rendering anche visuale, per esempio con la realtà aumentata, e magari con la blockchain che fa il tracciamento degli interventi manutentivi, è possibile fare un discorso attraverso il gemello digitale, vedendo in una cosa a scala ridotta il carico, perché tipicamente, per esempio, la parte di il ponte Morandi, oltre che Morandi l'aveva anche detto che dopo un po' di anni la cosa non era più come lui pensava all'inizio, ma allora non avevano previsto né che c'erano i tir, che allora non c'erano, né che hanno fatto alcuni eventi estremi con dei terremoti che hanno alterato tutto, hanno stati degli eventi meteorologici estremi di temperatura. Tutto questo causa delle cose che uno non può prevedere soltanto dicendo quanti anni c'ha, è il caso di, ma deve prevederlo con un modello che queste cose le macina in un discorso predittivo machine learning type, e dice quella struttura, nonostante sia abbia solo 22 anni, c'è un grosso rischio, andiamo a manutenerla. Quindi questa è un'altra cosa che io sto cercando di spingere con una piattaforma che poi faremo dopo, vi dovrò vedere subito dopo, e che a cui insomma è un tema molto 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 importante. Il tema poi, forse questa è una delle idee in cui siamo anche nati, cioè ed erano anche temi carissimi a Rodotà, molte di queste cose abbiamo iniziato a fare sin dall'inizio e le continuiamo a fare. Comincio prima dal 5G, poi passo all'internet below rise. In realtà adesso si parla di 5G che dovrebbe essere operativo da quest'anno, noi in realtà abbiamo 2 anni, noi abbiamo ottenuto una deroga per il fatto che dobbiamo coordinare le frequenze cambiando le frequenze televisive. Infatti avrete visto che qualcuno dice, dal 1 gennaio qualche segnale va riorientato, va riprogrammato, il motivo è questo, che noi dobbiamo prendere le frequenze della banda 700 e portarle al 5G. Quindi che succede? Che abbiamo ottenuto un ritardo, ma da quest'anno in poi dovrebbe partire il 5G, che non è semplicemente
un G sopra a quello prima, quindi non è più un discorso di mobile, ma è Internet of Things, è integrazione fisso mobile. Su questo argomento, anche là, ho solo tre slide, perché è un altro argomento su cui faremo a gennaio un webinar ad hoc, quindi anche questo vado molto rapido, ma ci troveremo in dettaglio. Quindi, come vi dicevo, non è soltanto il 4G più un G, ma è tutta una rete fissa e mobile a banda ultralarga, con altissima densità di utenza e bassissima latenza. Questo è importante, cioè uno riesce ad avere bande molto larghe e latenza molto, e ritardi molto piccoli, per cui ci può fare delle applicazioni di realtà immersiva, di sanità digitale fatta, che io mentre opero mando il video in diretta per la second opinion al luminare che sta a Houston, Texas, e quello mi vede e magari opera da lontano. Quindi ci sono delle enormi probabilità, con tutto il discorso del rischio della salute, bla bla, che al 99% non sta in piedi, e ne parleremo nel webinar. Quindi è più che altro degli oggetti che possono essere controllati in grande densità, a banda molto larga e con latenza molto bassa. Questo è sostanzialmente il 5G. E come dicevo, ci sono vari sviluppi in atto. La roadmap prevede che noi cominciamo quest'anno, e in realtà andiamo oltre il 2021-2022 per il pieno sviluppo. Io ritengo anche dopo, anche perché poi sono previste anche delle coperture sulle principali dorsali, che è un po' complicato, cioè perché vanno messe antenne molto molto fitte, si parla di 50, 100, 200 metri da un'antenna all'altra, massimo, per cui se uno mette la Roma Firenze non so quanto sarà facile, comunque vedremo un attimo, ne parleremo a webinar. Invece molto importante anche questo, credo che Flavia anche ha partecipato ai lavori, era un gruppo di lavoro gestito da Rodotà, che è promosso dalla Boldrini, che ha portato un certo numero di policy, di dichiarazioni che era solo moral suasion, ma non erano leggi, ma che dicevano come si deve comportare nell'ansia dei diritti, il diritto di accesso, eccetera, nella tutela dei dati personali, diritto all'oblio, cioè. Questo accadeva negli anni 2013-2014, la carta è stata approvata all'unanimità dal nostro Parlamento nel 2015, è portata all'IGF globali a Joao Pessoa. Quindi è stata una cosa, una volta tanto abbiamo fatto un lavoro abbastanza interessante sulla neutralità della rete. Addirittura è stata una legge di Stefano Quintarelli, che purtroppo si è persa nei meandri del Senato, ma che già poneva delle cose, dei paletti che sono rimasti un po' così, che adesso brevemente vi illustro. Sostanzialmente, per chi non lo sapesse, anche lì, scusatemi, penso che sia una cosa abbastanza conosciuta, ma scusatemi se qualcosa la dico ugualmente. Tutto sommato, che vuol dire? Che il traffico deve essere completamente, la rete è aperta, ognuno mette quello che vuole e l'operatore non deve strozzarne o ritardarne uno o l'altro in base a criteri di opportunità o di economia. Tutto deve essere, e tutto il traffico deve essere adattato ugualmente. Per evitare che tutto sommato quello che purtroppo adesso sta accadendo, perché l'ultima FCC in America hanno rivoltato un po' queste regole, hanno messo, non è proprio così, ma hanno messo delle regole molto più market driven, cioè chi paga di più in qualche modo, guarda caso le big company che possono pagare di più, c'è una bella, la net neutrality finisce qua, per cui tutti quelli che non pagano vanno qui e si ammucchiano, gli altri hanno una bella cosa larga e vanno molto veloci. E il punto è proprio questo, è per evitare il potere del finanziario che strozzi il traffico e lo renda non aperto, come tutta la rete internet è nata per essere una rete aperta per tutti. E quindi uno dice: non vuoi pagare? Sei sicuro non puoi pagare? Allora vai ti ammucchi. In realtà c'è stato un problema molto serio, che è quello del traffic management, che verrà superato, ne parleremo con 5G, perché in realtà purtroppo è facile aggirarlo questo coso, perché io sono un operatore, questa Ofcom è lontano 2010, ma questa cosa è ancora valida come concetto. Se io sono un operatore e devo mantenere le reti per portare, devo fare sempre a banda più larga, devo spendere, fare degli investimenti, e c'ho i famosi over the top, che poi sono i famosi GAFA, no? le grandi piattaforme, eccetera, che prendono sempre più banda e si chiamano over the top, perché loro stanno on top delle reti e succhiano il valore delle reti, ma sono quelli che hanno il valore. Ancora una volta, non a caso, i più ricchi del mondo sono quelli là.
Allora dice, ma scusami, io operatore potrò fare un po' di traffic management per fare in modo che se vedo che c'è una congestione devo abbassare un po' quello, se no gli altri non parlano. Quindi passare da qua, dal best effort, cioè io ho nessun traffic manager, non carico nulla per la qualità del servizio. Poi dice, però un attimo, io durante la congestione, io operatore faccio un minimo di traffic manager, regolo un po', si chiama profiling, ti fanno un clipping, cioè possono fare delle cose. Dice, beh, uno dice, sì, mi sembra corretto. E dopo dire, scusa, do la precedenza ai servizi più importanti. Per esempio, ti posso dire, c'è un servizio medico, permetti che vale più un servizio forno, dico, tanto per esagerare, e allora blocco un po' quello e faccio quell'altro. Poi dice, scusami, è la parte illegale. Piano piano, insomma, non è difficile arrivare, e ci siamo arrivati, per questo è stato fatto quel regolamento che era del 2015, questo di cui parlavo prima, questo risale al 2015, e purtroppo l'FCC ha fatto la stessa cosa sempre nel 2015. Nel 2017 la nuova amministrazione sono tornati indietro e hanno fatto una cosa un po' diversa, ma guarda caso dopo di questo hanno fatto i regolamenti, perché dicevo, beh, capito, regoliamo le cose soltanto per i servizi speciali, cosiddetti, si possono fare delle cose speciali, se no non si tocca niente. Quindi il trucchetto è stato, facciamo i servizi speciali, e come vedremo nel 5G, che sono tutti servizi speciali, diventa difficile discriminare tra chi sta imbrogliando e chi no, ma nel caso del 5G c'è il grosso vantaggio, essendo la banda molto larga, questa esigenza del traffic manager non c'è, perché è difficile trovare, fare una congestione. Quindi si pensa che nel 5G, e ne parleremo, ripeto, negli aspetti regolatori, la parte net neutrale sarà un po' più semplice rispetto a oggi. L'ultima cosa importante che vi voglio dire è che anche là, in questi pochi ci fanno caso, almeno io, parlando con le persone, quando si parla di network neutrali, dice vedi, la net neutrale, sì, peccato che a me mi metti la rete è neutrale, ma questo lavora sotto, bisogna fare in modo che tutto il sistema è neutrale, e purtroppo non è così, perché per esempio, ecco il discorso prima dei light, io faccio una rete neutrale, poi però c'è sta il contenuto di quello che ha pagato quella povera ragazza in Nord Corea per farsi mettere i like, quello di fatto sta imbrogliando sulla neutralità, perché il sistema non è neutrale, non sta passando prima di altri. Ci sono il fatto che alcuni application store, in particolare per quelli dell'Apple, mettono prima le applicazioni che vogliono loro, perché per l'altro sono in compensazione. Per cui le piattaforme, appunto, voglio dire, ci stanno delle cose in cui questa ancora se ne parla poco, e Quintarelli ne aveva parlato, aveva cominciato a dire anche queste cose qua nella famosa legge, appunto, che è stata approvata alla Camera e non al Senato. Ok. E quindi questa è altra battutina per dire che sia alla fine quello che sta accadendo adesso, quindi sì, il concetto è anche un concetto in qualche modo giustificabile. Cioè, benissimo, dice tu. Se puoi pagare, vai in first class, in classe economica viaggi sempre, sì, va benissimo, purché non mi metti la classe economica, non mi metti nel carrello delle cose, alla fine piano piano mi dici o paghi first class o di fatto non voli. E questo è un po' il concetto che si cerca di evitare. E questo si chiama la strada sporca, appunto, quando tu cerchi di aggirare in questo modo qua. Piattaforma, mi manca abbastanza poco, quindi ho quasi finito. Quello di cui parlavo prima, probabilmente noi con presidiando tutte le tecnologie di cui abbiamo parlato, possiamo mettere varie combinazioni di tecnologie opportune in base alla scelta oculata di uno o dell'altro e applicarli a vari settori applicativi. E oggi stiamo ragionando su questi tre, che sono agricoltura, monitoraggio delle infrastrutture e sanità elettronica. Tutto sommato mettendo insieme che cosa? Sostanzialmente la parte... tutto il discorso sinergico del 5G come trasmissione, data management, blockchain quando serve, sistemi di geolocalizzazione, di sistemi di realtà aumentata e virtuale per fare del rendering, e mettere insieme una cosa che tutto sommato possa obbedire o possa agire da DSS con i vari building block di cui ho parlato, quindi sensoristica, reti, data management, sicurezza. Guardate, se corro, anche su questo ci torneremo. Per esempio, una cosa tipica
tanto per capirci, uno diciamo agricoltura, uno ha una certa terreno, ci mette dentro sopra dei sensori di vario tipo, di umidità, precipitazioni, potassio, come ti pare. In realtà poi si fa anche dal satellite, anzi stiamo studiando con Tor Vergata una cosa in cui i sensori sono su satellite, droni che possono controllare, satelliti in orbita bassa, satelliti geostazionari che tutto sommato incrociano i dati dei sensori con le previsioni meteo, si fanno le cloud, gli incroci, la parte del management, insomma si processano, se serve un tracciamento di qualche tipo c'è anche blockchain e si visualizza quello che accade e si dà indicazioni all'operatore di come fare. Questo chiaramente è spanno metodo, ma per dire quali sono le funzioni. La stessa cosa si può fare per il monitoraggio delle infrastrutture. Mettiamo dei bei sensori sulle nostre strutture, alcuni oggi si fanno anche quando uno fa il greenfield, quando lo fa nuovo, si sono già embedded addirittura nel cemento armato, mette i sensori, stesse cose, cioè attraverso il satellite si incrociano sul cloud, si fa il gemello digitale, si prevede quello che può accadere e si dà indicazioni di come fare la modellazione predittiva. Sanità, rapidissimamente, perché tanto è la stessa identica cosa, stiamo ragionando su un team, che poi di cui parlerò mezzo minuto perché mi interessa anche lanciarlo questo team, che in qualche modo attraverso anche lì sensoristica e attraverso di comunicazioni io vado in un centro in cui posso fare demo di data engineering management and analytics, faccio quindi dell'intelligenza sotto la supervisione per il famoso human in the loop della medica, e dopodiché chiaramente prende tutte qui Maria Pia riconoscerai alcune cose che ti possono ricordare Sergio Pillon, no? Il service center della telemedicina, e dopodiché per esempio si danno anche indicazioni, per esempio se uno deve mandare dell'ambulanza e qualcosa, insomma c'è tutto un sistema di sensoristica, intelligenza e azioni da attuare per fare in modo che viene attuata un controllo a distanza. E quindi praticamente gli schemi a blocchi sono sensoristica, cioè una piattaforma Internet of Things con sensori a terra e a bordo, un sistema di intelligenza, un sistema di blockchain, come abbiamo detto, ove serva, non sempre serve, ma ove serva un qualche tracciamento, ricorderete quando è stato il Ponte Morandi, anzi sono subito azzuffati dicendo no, ma noi la votazione l'avevamo fatta, ma dove, quando? Avevamo falsificato i registri, tipica applicazione in cui con blockchain non falsifichi nulla, perché è tutto infalsificabile. Dopodiché si fa questa parte di visualizzazione, si può fare con diversi, chiaramente, diversi pesi delle varie tecnologie, si può parlare di infrastrutture, di sanità, di agricoltura e quant'altro. Questa parte in giallo è il vero valore aggiunto rispetto alla parte un po' più brutale. L'ultima cosa di cui parlo, prima di illustrarvi brevissimamente i nostri progetti, poi dopo proprio lontanamente poi ho finito, è che appunto sulla sanità io siamo insieme ad altre persone, tra cui Maria Pia che sa tutto, Sergio Pillone ed altri, stiamo cercando di mettere insieme un team, perché c'è bisogno senz'altro di passare anche con l'esperienza del Covid, possiamo dire quello che ci pare, ma immuni, non immuni, forse succede, conta tre, qui c'è bisogno di questa roba qua, c'è bisogno di cominciare a pensare che non si può più pensare che la visita del medico, tu devi andare lì, quello di visita, poi oggi non ti riceve, eccetera, ma bisogna andare più in piattaforma di e-health. Abbiamo già fatto parecchio, abbiamo già scritto anche qualcosa e praticamente stiamo attivando un team di approfondimento con esperti sanitari, tecnologi, giuristi, GDPR e quant'altro per fare delle raccomandazioni. Sarà velleitario, ci hanno già provato altri, eccetera. Io ci stiamo lavorando, abbiamo già un bel gruppetto che sta lavorando, ne sto parlando con Enrico Giovannini di Asbis, perché c'è il Goal 3, che è esattamente questo, ne sto parlando con Mario Monti, come sapete c'è il team dell'OMS sul recovery. Insomma, questa è una cosa che invito chiunque fosse interessato a farsi avanti, perché è una cosa probabilmente una specie di mission impossible, perché sono anni che se ne parla, però forse è il momento giusto, se mettiamo insieme le varie competenze riusciamo anche a farci ascoltare. Abbiamo già scritto qualcosa io e Sandro Fontana su questo argomento, vediamo un attimo se si riesce a fare qualcosa. Ultima cosa che dico, questa è veramente breve, credo che vi interessi, i progetti che abbiamo fatto. Cioè noi abbiamo iniziato nel 2018 a monitorare i bandi, soprattutto perché abbiamo
il nostro tesoriere Alteo Valentini, che è un progettatore europeo nel campo Erasmus Plus, e lui cominciava a vedere, moderava i bandi, vedeva quello che più tipicamente faceva stati generali e dice: vediamo cosa riusciamo a presentare con un progetto una progettazione partecipativa. Quindi lui faceva il veicolo, e lui, essendo esperto, confezionava le cose, qualcuno ci lavorava. Abbiamo portato a casa alla fine di 2 anni fa, io chiamo anno zero perché era il primo anno che abbiamo cominciato a lavorare, due progetti più un pezzo, tra l'altro, che dico subito dopo, per cui abbiamo cominciato a mettere qualche soldino da parte e a far lavorare le persone. Abbiamo uno, appunto, è questo di cui parlavo, è il primo, appunto, si parla di realtà aumentata, di nuovi metodi per fare dei monumenti digitali, per fare insegnamento avanzato. Il secondo DevOps è quello di cui parlavo, in cui il project manager è Sergio Carruggia, il capacity building nel settore pubblico per le smart city. Cioè, se tu fai la smart city, che è tutto smart, è tutto ICT, come fai a formare i funzionari pubblici che oggi non ne sanno poco o niente? Flavia Docet. Allora succede che qui abbiamo fatto questo affare, abbiamo portato a casa questi primi tre progetti per un totale allora di quasi 200.000 euro. Nel 2019, l'anno scorso, abbiamo portato a casa due progetti abbastanza importanti, uno per formare i disoccupati, un altro per le competenze STEM, per avere nuovi approcci alla formazione STEM della parte tecnica. Abbiamo portato a casa meno dell'altra volta per 113.000 euro, quest'anno, e quindi per un totale di 307.000 euro. Quest'anno abbiamo portato a casa questi quattro fino adesso, abbiamo altri due che dobbiamo vedere entro fine anno, che uno è sulla parte dello sviluppo sostenibile, curricula di intelligenza artificiale della formazione, e ci abbiamo anche una formazione anche di realtà aumentata, anche qua per la collaborazione per fare un museo a realtà aumentata, e questo ci teniamo molto perché è piccolino e anche molto sfidante, ma insomma abbiamo vinto una cosa per formare e per fare del mentoring a progetti sociali di ragazzi da ambienti svantaggiati. Non so come faremo in particolare a formare quelle dall'Iraq o cose del genere, ma insomma è stata una cosa molto molto bella che ci ha fatto molto, molto piacere, e quest'anno abbiamo messo insieme un altro 150.000 euro e siamo arrivati quasi a 500.000. Chiaramente questa, ancora li abbiamo tutti, però il primo anno sta per finire, quindi chiaramente il prossimo anno, insomma, come ci stiamo attestando su una cosa di circa 150.000 euro all'anno, che insomma non è né tanto né poco, ma prima stavamo a zero, quindi abbiamo almeno dei margini anche per fare delle cose aggiuntive. Quindi fatemi correre, in realtà questa è un'idea mia, io sto cercando di lanciare un concetto di mentorship che vada dalla formazione al mercato, per prendere i giovani e formarli, aiutarli a fare open innovation, o farsi aiutare, perché a volte sono meglio loro, aiutarli però anche con piattaforme di crowdfunding e di fundraising per arrivare fino all'accelerazione. È una cosa che sto cercando di lanciare da parecchi anni, con scarso successo, devo dire. Io continuo, ogni tanto ci butto un'occhietta a fare questa academy e questa innovation. È una cosa così, la dico perché se vi interessa poi ne parliamo, ma insomma è un mio pallino che ancora non sono riuscito a fare. Finale. Quali sono le condizioni finali? Quindi avete capito da come ho parlato che io sono per l'innovazione responsabile, noi siamo, io perché sto parlando io, ma insomma siamo in ottima compagnia, e quindi su questi argomenti dobbiamo stare molto molto attenti, e dico anche una cosa che farà inorridire qualcuno, ma non più di tanto, perché credo siamo tutti d'accordo, che abbiamo un sacco di tecnologia, adesso però dobbiamo anche mettere, io lo dico da ingegnere tecnologo, bisogna stare attenti, bisogna pure avere competenze un po' di tipo più umanistiche, perché sennò corriamo il rischio di essere stregolati, tanto è vero che c'è questa nuova tendenza di affiancare alle STEM, alle cose tecnologiche, anche quelle che chiamano MESH, no? Media Literacy, Ethics, Sociology and History. Io sono d'accordo, perché bisogna dargli la stessa attenzione, non dico che uno è meglio dell'altro, però se facciamo solo i tecnologi, a mio avviso corriamo i rischi, perché quando io parlavo di etica c'è poco lì. Quella è più cosa sociologica e filosofica, quindi quei discorsi là, che non tecnologici. E i prossimi appuntamenti sono, appunto, come dicevo, poi chiaramente se vi interessa, a parte quelli di Utopian, abbiamo fatti due di SG, stiamo ragionando con Roberto di fare una specie di gemellaggio, vediamo un attimo, quindi siete tutti invitati a tutte e due. Praticamente abbiamo il prossimo, quindi sarà il 19, l'abbiamo pensato proprio questa sera, proprio il 19 novembre,
alle 6 del pomeriggio, però purtroppo non riusciamo a farlo più tardi, per un paio d'ore, e quindi faremo le basics dall'inizio fino ad Alcorand. Il secondo sarà il 10 dicembre e sarà più di 8 esempi applicativi concreti, proprio con delle casi di uso proprio concreti di come sono stati fatti al di là della teoria. E questi sono i seminari nostri a cui siete tutti invitati, anche chi non fosse di Stati Generali. E come invece Utopian, il prossimo, come diciamo, il 30 novembre sull'etica e l'11 gennaio sul 5G. E quindi io, in perfettissimo orario teorico rispetto alle 10:30, nonostante 5 minuti, vi ringrazio e sto qui pronto. Se siete così masochisti, che volete ancora stare. Io posso stare tutta la notte, ma insomma, a voi largo sentenza. Fulvio, sei stato bravissimo. Guarda, io non ci credevo. Ci credevo che ce l'avevamo fatta, ma ce l'abbiamo fatta. Sono stato di poca fede. E volevo chiedere a Flavio, magari, visto che vedo che è ancora in linea, magari gli faccio un saluto. Sì, grazie. Veramente che sei riuscito a dire le cose, secondo me, in maniera comprensibile anche a persone che non addette ai lavori. Questa, secondo me, è una cosa molto importante. Grazie anche alle mille citazioni. Una cosa importante che volevo sottolineare rispetto a quello che hai citato, della cosa che avevamo fatto con Rodotano, la carta dei diritti di internet, c'è una cosa di cui vado molto fiero, pochi sanno, perché la sanno solo quelli che erano seduti intorno a quel tavolo quel giorno. Allora, Presidente della Camera Boldrini e le altre 20-30 persone con cui si discuteva di nuove possibilità di emendamenti alla Carta dei diritti, ho fatto un emendamento all'articolo che ora è così e poi vi racconto com'è andata. L'articolo adesso è l'articolo 2,5 della Carta. Le istituzioni pubbliche garantiscono i necessari interventi per il superamento di ogni forma di divario digitale. E fin qui tutto bene, è essenziale ovviamente. Tra cui quelli determinati dal genere, dalle condizioni economiche, oltre che dalle situazioni di vulnerabilità personale e disabilità. Quest'ultima parte, in particolare sul tema di genere, l'ho aggiunta io, come sentivate dubitarne, e quando l'ho proposto, la Boldrini ha detto touché, accidenti. Ho detto touché, accidenti, ci dovevo pensare io. Per fare squadra, per aggiungere queste cose, perché è così che deve succedere. Quindi, oltre a tutti i bellissimi temi che tu hai segnalato, come Stati Generali presidiamo, ci sono anche quelli di genere e innovazione e ci tengo non poco. Un'altra cosa sulla Mentor Academy, gioco con te, ci sto, mi piace, brava. Importantissima, assolutamente. Avevo ipotizzato una cosa facile, forse si potrebbe fare, che voi sapete sicuramente che cos'è il caffè pagato. E io pensavo un quarto d'ora pagato con un esperto di blockchain, con quello esperto di intelligenza, un quarto d'ora, ma anche con su cose magari meno tecnologicissime, nel senso che io voglio sapere come si prende Speed, va bene, un quarto d'ora pagato, nel senso che sono regali, che se siamo in 100 persone, ognuno di noi regala un quarto d'ora, sono tante ore che riusciamo a fornire alle persone che soffrono un pochino di divario digitale. L'ultima cosa, visto che tu dicevi giustamente di miliardi di oggetti connessi, io 5-6 anni fa, non mi ricordo più neanche quando, ho registrato wear.it, cioè indossalo. I wearable prima o poi arriveranno, prima o poi venderò l'account, ne sono certa, a qualcuno che ne avrà bisogno. Comunque davvero ancora grazie per tutto quello che hai detto, come l'hai raccontato, anzi le slide ce le metti a disposizione. Assolutamente. Grazie mille, grazie anche a Roberto per aver fatto da ponte. Grazie a tutti. Se ci sono domande, noi andiamo avanti a oltranza, quindi siete liberi. Vedo facce stravolte, vedo le persone che scappano. Io volevo Fulvio, perché come ha detto anche Flavia, al trascorso diversi temi, anche ormai
più che sentiti, ma l'ha fatto sempre col suo stile molto, lasciami dire, semplice romano, che serve per rendere gli argomenti facili. E, bene, mi ha fatto molto piacere partecipare, spero che si creino queste sinergie tra tutte queste organizzazioni e queste menti, perché poi dietro ogni organizzazione c'è una persona. Diciamo, secondo me, no? Alla fine si contano, e quindi forse è bene unire le forze in questo momento così complicato e anche così sotto l'occhio del ciclone, diciamo, no? Perché quando non si parla di digitale forse le cose non vanno benissimo, ma quando se ne parla troppo si rischia che si va male peggio, perché chi ne prende cura, no? Non sempre ha cognizione di tutto quello che c'è da fare. Quindi ben venga se persone del tuo stile, di quello di Flavia, di tutti i partecipanti, insomma, mettono insieme le forze e cercano di dare un contributo, no? All'ambiente, alla società, perché poi insomma a tutti quelli che possiamo, per i nostri figli, per questi ragazzi. Quindi grazie, grazie di avermi invitato, e mi fa molto piacere, insomma, ecco, aver partecipato. Grazie ancora, buonasera a tutti. Grazie. Lo scopo, tra l'altro, lo scopo è proprio questo, se posso fare ancora mezzo minuto, però lo scopo è proprio dire, fino adesso devo dire alcune persone, non lo dico per piaggeria, perché Flavia è stata il vulcano che ha iniziato tutto questo, poi io ho provato a fare il mio meglio, cioè ho molta ancora energia, lo sto facendo, ma il problema è proprio che siamo sempre troppo pochi e che ci vorrebbe proprio creare una sinergia, per cui, come ha detto Flavia, diciamo, contesto questo, se riusciamo a fare in modo che ognuno butti fuori un'idea e si creano i gruppi, è meglio che il top down, che uno alla fine viene anche preso un po' dalla stanchezza. Quindi se noi riusciamo a mettere insieme tante competenze, e già quelle che ancora sono in questo momento, che siamo 15 persone in questo momento, moltiplicate per gli anni persona, che competenze abbiamo? È una cosa mostruosa. Il punto è, come hai detto anche tu, ognuno va per conto suo e cerchiamo di creare team, creare squadra, e per me possiamo fare tante cose. Ecco, l'importante è che ci siano delle proposte da parte di tutti, che non si aspetti che c'è uno che tira, perché alla fine non funziona così. Ecco, questo è anche il motivo di questi appuntamenti, sia di Utopia sia di SG, e proprio che ne stiamo anche noi intensificando, creare awareness, creare networking, in modo che a te ti viene un'idea, ma è quell'altro, si crea un progetto e si porta avanti, e da lì piano piano escono fuori tutte le competenze, e ce ne abbiamo veramente tante. Quindi grazie a te per la partecipazione, e ringrazio anche gli altri, chi vuole intervenire siamo sempre qua, penso che siete stanchi, vedo delle facce stravolte. Sì. Bene. Okay. Ciao, grazie. Allora, possiamo avere appuntamento non alla prossima settimana, ma a quella dopo, quindi a lunedì 26. Lunedì 26 ottobre, sempre alle 21. Invece con Fulvio torniamo il 30 novembre, parleremo di etica. Cosa c'è il 26 ottobre? Sai che non mi ricordo. Scusato. Poi magari me lo dici, così se posso. No, guarda, controlliamo subito invece, perché qui ci siamo qualcosa di interessante. Per forza, andiamo. Quello è per definizione, no? Per default, che c'è qualcosa di non interessante. Allora. Datemi un attimo. Noi, tra l'altro, abbiamo un calendario di incontri già definito fino a fine anno. Va bene, il 26 parleremo di user experience, di architettura dell'informazione per i servizi pubblici, digitali con Nicola Catani, che è specialista. Benissimo, allora grazie a tutti. Grazie Fulvio, grazie Flavia. Grazie a voi. Grazie a voi. Buonanotte. Buonanotte a tutti.